farli telare qua e me ne qui lascia un po'. Ne c'è qui. Ci vuole un po' di quindi allora il vantaggio qualcuno devi fermarlo dopo quando va. Il vantaggio delle due discese allora, in questo caso che tu usi solo l'ice trans, è quello di non commutare la potenza. Mi spari decibel e io non ho mai visto, allora, io ho sentito solamente ingoiardo con la parabola 32 metri con la di medicina in SSB gli echi della luna togliti 50 dB da lì. Cioè faccio per dire che non ho mai ascoltato e capito un segnale a nessun impianto umano. Capisci cosa voglio dire? Ma questo è proprio un marginale, mi interessa questo, sai perché mi interessa? Perché è una cosa fattibile. Bravo. 10 fa per arrivare in Italia $110 1000 costa 60 dollari. Che bastardi. Poi da Texas Tower che non è un benefattore, ha dei buoni prezzi. Io devo averla pagata. Vabbè, ok. Tutto registrato. 250 Sì. Hai sentito Elisa quanto l'ha pagato? Io non so quanto ha detto con te. L'ha pagato 250.000 dollari. Guido non ti ci mettere, che faccio già fatica a stare a tenere la testa, né l'ho controllato, non la testa. Insomma, buonino. Poi c'è l'ultima posizione che inserisce un filtro qualunque esterno, per cui c'è un server interno. Fa da commutatore, porti sull'esterno. Poi rientro lì e qui c'è 15 watt amplificazione qua per... Quindi ci sono là fuori, voglio sentire. Tanto per pensare sopra il rumore di lì qua. Quindi vabbè, qui una cuffia c'è, ma... Bello. Mancava. Poi tutto va 12 volte, qui c'ho anche la... Le cose belle, vabbè, c'è un indicatore di sintonia. Fatto con... Quando si dice si sente l'eco, si può sentire? Sì, come? Cioè hai il tempo sufficiente? No, c'è due secondi e mezzo. Quindi linea, aspetti qui. Non l'hai mai sentito tu? Quindi, no, dai calcoli... Sei al limite. Può darsi che oggi arriviamo tanto a 0 dB, cioè vuol dire, se questa calunna è molto vicina, c'è abbastanza freddo. Perché il sole ce l'hai girato, è spostato rispetto alla luna? No, perché uno delle due tira a disturbare, no, è perché dove era lo sfondo della luna, c'era il weekend scorso, quello di Pasqua, sì. E la luna era sullo sfondo della galassia, c'avevo più di 3000 Kelvin di sfondo, quindi... Ho capito. Quindi puntando la luna vai a puntare anche quello che c'è una dietro? Una cosa caldissima e quindi non senti assolutamente niente. Sì. Pure dovrebbe avere un lobo talmente, fare la risoluzione, non dico la risoluzione della luna... È in 2 metri. Diventa una cosa pazzesca. C'è da fare Recibo, pari. Era il telescopio di Recibo a risolvere la luna di 2 metri. Però sono 350 metri di parabola. È l'unica penso stazione terrestre che può risolvere la luna. È quella stazione che ha ad opera la valle, la conca, sì, con il riflettore tirato. Si muove sopra. Pazzesco. Sei fuori la data anche? Sì. Nella telecamera.
100. Adesso andrà dentro una telecamera. Sono lì, ero a Detroit, sono 700 km, mi vengo a trovarti, ho telefonato,
quello lì è bava da pesce, quello lì per tenere in tiro l'antenna, però è da un millimetro, se tiri su pesci da 90 kg a melena, quindi spero che l'antenna sia... L'antenna quanto sono? 5 metri? 5 metri e 15. Un guadagno cada una? 12. Ho fatto più di 20, poco più di 20. Incluso tropico. Quindi vediamo qui qua due qualcosa. Specie di qua 18 e un po'. Questa cosa che mi c'è un fronte a rete, fronte bianco, molto buono, quello, perché è uno che poco raccoglie poco casino da una parte. Perché non sei partito con i 430 visto le ingombre? Mettere il problema della potenza. Perché 430. Non c'è niente in quanto devo comprare la radio, il preato. È stato quello che ti ha fatto scegliere, sì, la partenza. Poi perché c'è una cosa, tu due vento, poi non fai l'una, poi fai il corallo. Sì, e c'è gente dappertutto. E a me è un campo diverso, proprio 30. Me lo godevo meno, devo comprarmi una radio, devo comprarmi un lineare, quindi vabbè, il lineare me lo farò, per intanto no, avrai perché ce l'ho. Comunque è stata mirata perché c'è stato su sempre, quanto più comunque posso me lo voglio, comunque. Devo arrivare a Carlone qua un anno di niente. Qualche contest che ci vuole doppio via KF l'hai fatto? No, ci siamo mai collegati? Ci siamo qua nel Marconi, a parte come te l'hai visto molto molto. Infatti, ho fatto.
sì, eh. Ti ha preso? Prova a entrare via il filtro. Zero. Thank you.
io ho ricevuto, mi risponde con RR che era ok, mi ha certo mi ha rapporto. Dopodiché andava abbastanza bene, ci sono tutti grassi e sì, ma il caso del T quando è che passa il tiro? Mai, non si usa mai TNM praticamente. È sempre l'O che passa, una volta che riesci a prendere il nominativo passi l'O. Sì, 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 se prende quello che serve passa quello, ma no, perché non serve più. Ma avendo qui sai già chi è, quindi corta più, continui a ripassare sempre quello finché non arrivi meno a capire ragionalmente quanto c'è. Il collegamento se non capisci quando sei in random che ti chiami e capisci se c'è qualcuno, perché poi qui vabbè è facile, ma se non sai chi era, di qua ti raggiù che nominativo ti ha passato. Perché in mezzo al rumore così, insomma, riuscire a filtrare l'orecchio, perché ma io voglio arriva una lettera, sì, infatti le tre R sentire perfettamente in autoparlante, solo che non è sempre così. No, no, il problema è che si sente bene le R, ma non si sente mai nominativo un pezzo, qualcuno ci fa una pagina di lettere che sono tutte giuste, però non sai che ordine sono. Sì, sì. E la cosa comunque è quella. Allora, vabbè. Il QSO puoi terminarlo prima. Cioè, se in 5 minuti vi passate, sì, riuscite sì, a passare. Sì. Saluto. Braccio, braccio, ciao. Braccio, braccio. Sono i grossi incontri che si sentono bene, subito fanno un minuto per uno, anziché due per due. Tu hai sempre rispettato i due minuti di trasmissione. Quando gli davi RO, tu rispettavi due minuti di RO. Sì, sì. Continui a dare il nominativo, un ciclo di nominativi, RO. Un certo minuto di nominativi, poi lascia RO, poi alla fine chiudi, poi fa nominativi. Mezzo minuto di nominativi, poi tutti RO. Sì, fino alla fine. Fino alla fine. Poi vabbè, piccole modifiche, dipende dall'operatore al momento. Sarebbe piaciuto sentire durante il segnale, quando col filtro aperto, quando abbiamo commutato, era il momento che il segnale è andato giù, mi sembra. Sì, ma per sentire la differenza un po' alla fine magari quando ormai si è consolidato tutto quando è fatto sui saluti comunque si sente, non pensavo che arrivasse il segnale così a questo piano, c'è una distrazione di certa gente, almeno una distrazione che arriva a 12 dB fuori da rumori e picchi migliorato ti sembra troppo però vedi che c'è proprio questo vitale che se dice di no e no perché prima di due minuti non è arrivato ok, sapevo che c'era ma e di lui lì sai il guadagno delle antenne e potenza? Sì, c'è un po' di notizia, cioè guardare, c'è un database di dentro, allora, comunque dobbiamo averne. Di tutte queste stazioni da 4 antenne, parte l'ultima, e una che è da 2. Però. Solo 4 antenne anche gli altri? 4 per 19 e migliaia di watt, una cosa del genere. C'è antenne buone, ma insomma. Però una poi è buona, perché è quasi per il geo. Sì, l'ho visto. Non sono un weekend di quelli buoni, insomma, questo, dei pochi buoni. Quindi non ne hai tantissimi di questo in log? No, perché ho insegnato quegli elementi. Il primo l'ho fatto l'anno scorso durante la RRL, quindi ho fatto uno. Poi per l'inverno, inverno, freddo, no. Cos'è, una decina? Thank you.
dire i miei nonni che vado giù.